Ok, primo episodio di Lara Croft, il guardiano della luce. Vediamo un po'. Io mi sono già spaccato i primi due, cioè il primo capitolo, però dato che ci voglio fare anche la serie su YouTube, ricomincio da capo. Quindi non continua, ma metto direttamente il primo. Scegliendo di ricominciare il livello essenziale, il salvataggio al suo interno sarà sovrascritto. Sì. E lo sovrascriviamo. Tanto rumori molesti di ogni tipo, ma è normale. Allora. Raccogli 10 teschi, raggiungi l'uscita e quant'altro. Questa è la magia che pratico io. Mettila giù e levati di mezzo. Ok. Ah, solo le bombe vuole. No, mi sono anche tenuto le armi. Va bene. Quindi apriamo questo portale. Tutto a posto. Ora andiamo a cercare il tuo orrido amico. Devo sbrigarmi. Xolot non si fermerà. Che ho trovato questi Tomb Raider con questa visuale fatta così. Si direzionano gli spari. Mi piace molto. Quindi ho deciso almeno una serie di farcela. TNT, questa è una mezza specie di addestramento. Poi ci sono questi diamantini qui che servono a far punti. Rotolando si va drasticamente più veloce. Le mine. Vediamo se con le mine... Ah sì sì, ok, con le mine mi faccio male. Non avevo fatto caso a questa cosa. E niente, quindi questo primo livello, diciamo, è l'inizio proprio di un mezzo, un mini tutorial. Ciao Gold! Chi sei di preciso? Che gioco mi dici che sei su questo account? Mi sazierò del tuo sangue! Che perché è un bel po' che non rifaccio live, ho appena rimesso la fibra, quindi... Se continui a inseguire Xolot, ti ucciderà come tutti gli altri! Bene, mi toccherà correre qualche rischio. Commetti una follia. Se vuoi continuare, prendi questo per il viaggio. Ci dai il lancione, sto lancione. Che opera degli dèi. Un po' fuori moda, ma credo che mi tornerà utile. Esatto, ci tornerà utile perché ci si può arrampicare sui muri con questa cosa. Che... Oltre ad essere discretamente potente, ci si può arrampicare così sui muri e impalare i nemici. Abbastanza OP. Poi niente, fatto questo ci raccogliamo la gemma. Perché ci sono degli obiettivi. Gli obiettivi che totalizza 160.000 punti. I teschi. L'uscita in meno di 6 minuti, vabbè, questa coprica. Però vedi, tutte queste cose andrebbero fatte per prendere le ricompense, vabbè. Facciamo così, apriamo. Però altri diamanti qua. Ok. Sì, facciamo così. Ci sono diamanti? Nessun diamante. Questi cosi qui danno energia. Ok, volevo mettere in basso le pistole. Perché qui le pistole. Ok, sopra la lancia e di là del fucile mi sta più comodo a innescarlo. Ah, il fan numero uno inesperato. Oddio, aspetta, mi sfugge il nome, però sì, sta in tutti i commenti anche su YouTube. Con l'immagine tipo della morte, oddio, mi sfugge il nome. Oh. Ok, qui l'altro giorno mi sono saltato questa immagine tutorial che dice di rampinare questo coso qui e lanciarsi. Invece che cosa ho fatto? Ho fatto un trick allucinante che praticamente ho messo la lancia qua non trovando l'uscita perché mi ero perso il tutorial. Poi da mezza scala
Ho fatto così. E poi da qui ho messo il terzo rampino, il terzo coso qui. Ovviamente può mettere soltanto tre lance, quindi fatto così ho fatto un numero. Sì, mi ricordo candidamente, ma mi sfugge il nick. Mi sfuggiva anche il nick del fan per eccellenza di Twitch, che praticamente passava sempre, ma mi sfugge anche quello, perché poi ognuno ogni volta entra pure con un altro account, eccetera, e mi perdo. Allora, qui facciamo saltare in aria questi tizi. Ho preso anche questo mitraglione al secondo livello, che è abbastanza potente. Poi qui le munizioni sono fatte così, sono fatte. C'ha una specie di barretta e si raccattano per terra. Esatto, creepy killer. Esatto. Sfuggiva. Qua si tira la leva. Che è figo sto gioco. È figo e sono non tantissimi livelli, quindi è affrontabile. Il primo livello l'ho fatto in 20 minuti, l'altra volta non sapendo nulla e facendo anche gli, diciamo, i dungeon speciali con l'enigma. Allora, andiamo giù. Poi qua... qua bisognava... andare su, lancia... così... Oppa! Benissimo. Bomba. Stemmine esplosione. Poi qua ci stanno tutti sti diamanti, che a quanto pare bisogna tipo prenderli tutti per fare il massimo del punteggio. Obiettivi. Distruggi tutte le urne. Potenziamento munizioni. Vabbè, poi questa cosa si affinerà un attimino. Energia, che non mi serve. Stanno dei diamanti qua. Ok, diamanti presi. Adesso bisogna andare su. Buttiamo sti pallettoni di sotto. Yeah! Faccio saltare in aria tutta sta roba. Ah, c'ha un cooldown. Ok, oh fuck. Beccatevi ste lance. Oh, il teschio. E spingiamo giù questo. Poi ci facciamo male? No, bella tosta Lara. Mettiamo qui questo. Ok. Ci mettiamo quest'altra qua. E si apre. Non ci sono altri segreti, mi pare, da pescare. Ok. Qui c'è la sfida. Salta su 7 vasi legno senza toccare terra. Così. Come un giaguaro, ragazzi. Vai, sfida superata. Potenziamento ottenuto alla salute. Dopodiché qua rampiniamo. Yeah! No! 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 Che tristezza, mi sono suicidato. Vabbè. Sì, una tristezza. Vabbè, questo non devo rifarlo però. O sì. No. Per sicurezza, anche se non penso di doverlo rifare, faccio prima a farlo che a guardare se c'è la sfida, anche perché... Ma vaffanculo, vediamo se... Salta su 7 vasi legno, potenzia la salute c'è. Quindi non serve. Ok. Ora. Qui. Hai qualche obiettivo per Twitch? Per avere i follower devo avere 3 spettatori medi. È l'unico obiettivo, perché se no è 50 follower, ma ce n'ho 150. Solo che gli spettatori medi sono una cosa che devi avere. Cioè, mettono 50 follower, ma in realtà per avere 3 spettatori medi praticamente
devi avercene 2000 di follower. Allora, mettiamo questo e si apre quest'altro qui. Poi fa inversione e noi andiamo a spingere questa palla su quest'altro. Se si fa questa cosa in 30 secondi da un qualcosa, vediamo se l'abbiamo superato. Non è apparso, quindi probabilmente no. Allora, intanto chiappiamo i diamanti qua. Dopodiché jump. Ok. Ora diamanti, sfera. Cazzo ci dobbiamo fare con questa? Vediamo un po'. Con questa sfera che ci faccio? Boh, non si sa. Abbiamo sta sfera qua che ce la mettiamo qui, ce la mettiamo. Forse che ci si potrà fare? Niente, perché non vedo nulla qui. Non è possibile che non serva a nulla. C'è qualche sfida? Cogli 10 teschi. Disattiva le trappole incendiarie Xerox in meno di 30 secondi. Il gufo d'argilla, ma non ce l'abbiamo fatta. E francamente non so che cosa ci si fa con questo. Non so a cosa possa servire. Non lo so. Ora c'è questa parte. Allora, spariamo a questo. L'energia non mi serve. Quindi ci buttiamo qua. Non me la fa scendere di sotto. Cioè, scusa, perché mi fa scendere la palla di sotto? Ma proprio no. Penso proprio di no. Buttiamola qui, vediamo che succede. Ma non ci credo. Infatti non c'è. Allora, se io sparo, dice il rampino, ma se io sparo questo qua, aia, che male. Oh, e invece bugga. Non mi faccio del male. Facciamo così. Oddio. Sinceramente non so. Vediamo un po'. Qua. Ma se io tipo salto, non mi fa sparare mentre si salta? Ah no, non serve a niente perché c'è il rampino. Quindi posso rampinare lì? No, no, no. Per prendere il potenziamento lì, quindi bisogna, vabbè. Andiamo così. Andiamo di là. Ok. Adesso questo, ovviamente bisogna colpirlo. Tanto rimetto le pistole. E poi ricolpirlo. Perfetto. Che esemplare interessante. Mi tornerai utile. Ok. Non trattenere il fiato. Lara è Lara. Vestito con quella pelle candida. Lo vedremo. Ecco parte della mia webcam, però. Questo è bello grosso. Ce lo spacchiamo col... Oh, che male! Beccatevi sta mina. Dai. Fuck. Ti è piaciuto? Mi piace morire, eh? Ok. Il vasellame non mi ha fatto nulla. A livello di difficoltà è normale. Cioè è normale, facile e difficile. Messo normale. Oh fuck.
schivata è potente. Oh. Ok. Adesso vediamo un po' qua sopra cosa ci sta. Prima di passare il cancello. Ah, non c'è nulla. Le stanze di trasmissione di luci blu sono da essere attenuate, che contengono tesori vari. Ok, quello quindi ce lo facciamo. Sono tipo degli enigmi questi qua con la luce blu. Allora, ci prendiamo tutti i diamanti. Poi bisogna sparare a quello. Entriamo qua. Però non entriamo qua perché bisogna risparargli, rotolare. Ok, voleva fregarmi. Poi qua ci spariamo una bella lancia e ci prendiamo il potenziamento che era qui, ma che ho già preso. Quindi tutto inutile. Facciamo così. No. E ce ne torniamo via. Perfetto. Ora zonziamo qui, qui. Ok. Dun dun. Le cure non mi servono. Oh fuck. Mettiamo il mitraglione. Cioè, si sono fatti male tra di loro? Ok. Poi c'è un altro diamante. Luce blu. Per un altro potenziamento. Giusto per fare che anche se l'ho preso, faccio già vedere comunque come l'ho preso. Allora, l'ho preso così. Poi si spara lì. Si spara lì. Entro qua con la palla. Metto qui la palla che fa apparire la piattaforma di là. Poi sparo a quell'aggeggio. Prendo quest'altra palla. Mettiamo qui. Poi spariamo a quello. Prendiamo la palla. Pesantissima da qua. Mettiamola qui. Salto, rotolo, distruggo. Prendo il potenziamento che era qui ma che non c'è più, perché l'ho già preso. Ho fatto soltanto prendere il primo livello, giusto per vedere se il gioco era all'altezza di essere giocato. Ok, e questo è quanto per questo secondo e ultimo dungeon bonus, diciamo. Qui, allora, tiriamo. Facciamo così, così e così. Prendiamo tutte le gemme. Saliamo sopra. Lancia. Lancia la lancia. Lancia la lancia. E qua. Rampino. Cioè, mamma mia, che rampino. Cioè, neanche lo vede. Oh, e saliamo al volo prima che la distruzione ci colpisca. Ok. Preso tutto. Ok, primo livello completato. In 15 e 6. Ci ho messo 5 minuti di meno. Praticamente ho fatto distruggi tutte le urne, potenziamento munizioni e salta su 7 vasi. Non ho raccolto tutti i teschi, me ne sono perso uno. No, uno ne ho preso, cioè praticamente non dove stavano sti teschi, buchi lo sa. Vabbè, continuo.